L'elemento musicale ha sempre avuto, per quelli che hanno riflettuto sopra di esso, qualcosa di enigmatico in rapporto con la concezione estetica in generale. La musica è, da un lato, la cosa più comprensibile per l'anima umana, che sente in modo immediato. D'altro lato, è qualcosa di difficile per coloro che vogliono comprendere la sua azione. Se vogliamo confrontare la musica con le altre arti, dobbiamo dire che queste ultime hanno tutte veramente un modello nel mondo fisico. Se per esempio lo scultore crea la statua di un Apollo o di un Giove, egli lavora secondo la realtà idealizzata del mondo umano. Altrettanto accade nella pittura. Al giorno d'oggi, in pittura, si ritiene valido solo ciò che dà l'impressione immediata della realtà. Analogamente la poesia si sforza di creare un'immagine della realtà. Chi però volesse applicare questa teoria alla musica, assai difficilmente potrebbe arrivare ad un risultato qualsiasi. L'uomo è obbligato a chiedersi: da dove veramente proviene il suono formato artisticamente? Con che cosa sta esso in rapporto al mondo? Da L'essenza della musica di Rudolf Steiner, editrice antroposofica.